Vicenza, ricca di storia e di fascino. Città del Gran Premio e del rombo dei motori. E città immersa nel silenzio e nel verde del suo parco. Andiamo alla scoperta delle sue innumerevoli ricchezze. Incominciamo il nostro viaggio passando nel Parco di Monza, uno dei parchi recintati più grandi d'Europa. A piedi, in bicicletta, coi pattini o con il rickshaw, godiamoci questo polmone verde andando a bassa velocità. Ma ora possiamo accelerare e raggiungere addirittura i 300 km all'ora. Proprio all'interno del parco si trova il famosissimo Autodromo di Monza, uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo. Ascoltiamo il rombo dei motori. Adesso caliamoci nei panni di un re e raggiungiamo la Villa Reale. Questa splendida reggia in stile neoclassico custodisce al suo interno sontuose sale oggi visitabili e spesso adibite a location per eventi e mostre. Il complesso della villa comprende anche la Cappella Reale, sorta su progetto del Pier Marini nel 1777. Raggiungiamo la piazza dove anticamente si svolgeva il mercato e dove ancora sorge il Palazzo dell'Arengario. Le bancarelle hanno lasciato il posto a negozi moderni, ma la piazza è rimasta un centro di scambi e aggregazione. Torniamo alla pace e alla tranquillità. Percorriamo il Ponte dei Leoni e arriviamo fino alle sponde del fiume Lambro e all'antico mulino. Ancora oggi è possibile ammirare il suo funzionamento con i vecchi ingranaggi e le ruote in pietra usate per le diverse macinazioni. Dal silenzio al rumore, dal cinguettio degli uccellini al rombo dei motori. La reggia e i fasti di un tempo e i tesori racchiusi in questa città immersa nel verde. Questa è Monza, a 360 gradi.